Ciao amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Oggi andremo a fare il taroscopo per la settimana che va dal 3 di maggio al 9 di maggio, quindi da lunedì 13 a domenica 9 di maggio. Andremo nella prima parte a vedere quali sono i transiti più importanti, li assumo un poco, no? Per far capire in che settimana stiamo per entrare, e dopo faremo segno per segno con le nostre carte, andremo a vedere come sarà questa settimana. Io, per chi non mi conosce, voglio presentarmi, sono Astro. Grazie, grazie, grazie per tutto il supporto che mi state dando. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail, il mio numero WhatsApp, oppure potete prenotare i vostri consulti sulla mia pagina web www.astroevolution.net. Avrete la priorità ovviamente per chi si prenota sul sito web, quindi fatelo direttamente lì perché sarà molto più veloce e meglio. Allora, andiamo a vedere come sarà questa settimana. Innanzitutto, la settimana si apre con una luna in acquario, dopodiché passerà in pesci tra il 5 e il 6 e finirà tutto il fine settimana con la luna in ariete, entrerà poi nel capricorno domenica. Allora, transiti più importanti di questa settimana: lunedì purtroppo abbiamo due quadrature molto forti, il sole in toro farà una quadratura con Saturno che si trova in acquario, sappiamo già, quindi va un po' a identificare quella che è la grande congiunzione che abbiamo avuto a dicembre, o che comunque iniziamo, che sentiamo ancora come grande energia di mutazione, di trasformazione dentro di noi stessi. Purtroppo però questo Sole evidenzia un Saturno che in qualche modo può portarci a delle sfide molto importanti. La settimana quindi si apre con una voglia, un ego smisurato, probabilmente anche su delle possibilità o delle voglie di non sentirsi più limitati o appesantiti su certi doveri o certe responsabilità. Quindi questo ego può essere un po' sofferente perché sembra che non ci sia un'opportunità per poterlo fare. Le strutture intorno a noi probabilmente possono sembrare in qualche modo limitanti, e penserete che questa strada è lunga, la strada che state per percorrere. State aspettando una persona, volete fare un vostro progetto, volete riniziare qualcosa, insomma, sembra che sia una situazione abbastanza complessa su ciò. Ecco perché l'umore lunedì non sarà proprio dei migliori, si aprirà proprio con una forte responsabilità nel dover fare qualcosa, una grande determinazione, però bisogna mostrare pazienza in questo caso perché ci vuole una forte etica, soprattutto per le questioni lavorative e pratiche della nostra vita, quindi tante responsabilità, perché questo sole purtroppo entra in una quadratura abbastanza forte. È fondamentale durante queste quadrature con il sole e Saturno cercare di sperimentare il rifiuto verso qualcosa, di dire basta a determinate situazioni. Io però vi consiglio di non essere agitati, ma o di entrare in tristezza, ma di isolarvi delle volte, di allontanarvi proprio da alcune situazioni, perché secondo me in questo caso si possono superare anche grandi ostacoli. Lo stesso giorno sarà Mercurio a fare una quadratura a Giove, quindi Mercurio, che anche lui si trova in Toro, farà una quadratura a Giove, anche lui che si trova in Acquario. Quindi è sicuramente una quadratura importante perché mette delle grandi speranze per il proprio futuro. Forse da questo aspetto del sole in quadratura voi dovete iniziare a vedere delle prospettive più ampie della vostra vita, rivedere probabilmente la vostra posizione all'interno e concentrarvi anche su piccoli dettagli. Ovviamente mancherà un po' di concentrazione, non sarà semplice concentrarsi sulle cose, probabilmente porterete il giudizio più agli errori e agli sbagli che a voi stessi, ma ricordatevi che sono soltanto dei momenti in cui si apprende cosa fare o cosa non fare. Quindi mettete su i presupposti per poter fare magari un discorso, però attenzione all'arroganza con questa quadratura e non essere bigotto in qualche senso, cioè bisogna essere un po' più aperto perché Giove vuole questo ottimismo in questo momento, vuole forse sfuggire alla troppa severità, a troppe situazioni. Il giorno successivo avremo un bellissimo transito di Mercurio nel segno dei gemelli. Ecco che inizia nuovamente un aspetto per i gemelli molto importanti, perché questa settimana entrerà non soltanto Mercurio, che è il vostro pianeta reggente nel vostro segno, ma anche Venere a fine settimana entrerà nel vostro segno. Quindi voi sapete che, insomma, Mercurio è il pianeta dell'intelligenza, è il pianeta della comunicazione ed è proprio, governano, ovviamente è un pianeta, il pianeta che governa i gemelli. Quando questo
pianeta entra, le idee iniziano a svilupparsi. Allora, stiamo arrivando da un lunedì forte, dove ci sentiremo probabilmente quasi anche sconvolti, sconfortati, no? Sconvolti, sconfortati. E qui arriveremo quindi ad una voglia in qualche modo di iniziare qualcosa di nuovo nella nostra vita, perché forse ci stiamo impigrendo, ci stiamo abituando ad una situazione o ci vogliono far abituare ad una situazione e quindi di conseguenza qui bisogna un attimo prendere un po' più di forza, ecco, essere un po' più positivi su questo aspetto e addirittura allontanarsi probabilmente da alcune situazioni. Questo transito ne beneficiano soprattutto i segni di aria, quindi Gemelli, Bilancia, Acquario, che sentiranno delle grandissime opportunità. Grande occasioni anche sul lavoro. D'altra parte, gli eventi, per esempio, che beneficeranno di questo transito sono i segni di fuoco come l'Ariete e il Leone, principalmente perché sono in opposizione al Sagittario, e quindi la chiave per i segni come l'Ariete e il Leone sarà proprio quella di comunicare in maniera anche relazioni interpersonali. Il Sagittario purtroppo l'avrà in opposizione, quindi vi invita molto più a riflettere sugli impegni, sulle dinamiche di coppia e sul lavoro. E mentre per i segni di acqua, questo Mercurio sarà un po' più mutevole sulle vostre idee, però mi raccomando, concentratevi perché potreste perdervi in qualche situazione. Questa è un'energia fondamentale. Altra energia di questa settimana, ne ho messe soltanto 4 di importante, l'8, ci sarà un'altra quadratura, quindi avremo la quadratura del Sole con Saturno, di Mercurio con Giove il lunedì. Il venerdì, prima che Venere entri in Gemelli, fa una quadratura anch'essa con Giove che si trova in acquario, quindi Venere in Leone ancora sta per entrare nei Gemelli, ma farà prima di entrare in Gemelli, passerà perché siamo agli ultimi gradi di Venere, scusatemi, di Giove in acquario, quindi sta facendo queste quadrature perché la settimana prossima, ma di questo ne parlerò la settimana prossima, parleremo del bellissimo transito di Giove in pesci che durerà solo 3 mesi. Ma poi porta, insomma, apre le porte ad un 2022 che secondo me sarà molto interessante. Allora, il transito di Venere, con la quadratura con Giove, ovviamente, è un momento ideale per mettersi in gioco. Quando Venere si scontra, diciamo, con il suo amante, potete immaginare quello che può succedere, no? Però non è che ci sarà uno scontro con la persona amata, ma sentirete una voglia di essere un po' più forse, occuparvi forse di più della persona con cui state avendo, state vicino, avere delle responsabilità, essere forse anche un po' conservatori durante questo momento, però bisogna sempre fare comunque attenzione a non abbassare i vostri standard, perché qui potreste per esempio fare delle amicizie particolari e quindi non sbagliate nella selezione perché sentirete un po' di impulso e poi queste situazioni possono essere un po' imbarazzanti. E mi raccomando la golosità in questa quadratura perché fine settimana sarà proprio quello di mangiare dolci, di essere un po' di bere, no? Di essere un po' più espansivi, perché questo è un transito sostanzialmente molto sociale, socievole, proprio per vacanze, viaggi, cose che ovviamente non si possono fare in questo momento, ma voglia di anche altre persone nuove, avrete forse l'istinto di dire io voglio uscire. Ecco, voglio conoscere persone, eh? Questo sicuramente potrebbe essere un vostro momento. Ultimo transito che voglio dirvi di questa settimana sarà ovviamente Venere, il pianeta dell'amore, della bellezza, dei soldi, entrerà nel segno dei Gemelli. Quindi incontrerà anche in questo caso Mercurio. Quindi queste sono energie abbastanza importanti perché sono energie mutevoli, sono energie che in qualche modo vi invitano ad un'energia di adattamento, evoluzione, cambiamento, giustamente, soprattutto ci insegnano ad applicare nella nostra vita di coppia o il mondo in cui stiamo vivendo dei dettagli un po' più frivoli, giocosi, divertenti con il nostro partner, con le persone intorno a noi, ridiamo, scherziamo di più con la persona amata, cerchiamo di essere anche un po' più intrattenitori e non essere tanto misteriosi, spesso persone che se la tirano non ama questo Venere in Gemelli. Quindi se volete studiare delle strategie per far colpo su una persona, sbagliate.
perché questo è il momento in cui bisogna essere se stessi al 100%. Molto favorite saranno le persone ovviamente che avranno un elemento aria, quindi gemelli, bilancia, acquario, grazie proprio per connettersi proprio con questa energia di Venere, sarà importante, no? Tutto questo transito. La cosa più importante è sicuramente cercare di analizzare bene le dinamiche della vostra coppia e col vostro partner. Perché bisogna eliminare quelle che sono discussioni, diciamo, un po' più sterili, argomenti banali, cercare di non metterci, diciamo, in contraddizione con alcune situazioni che possono essere disillusorie. Anche delle delusioni che possiamo vivere. Ecco, bisogna essere molto più se stessi con questo transito, perché secondo me ci invita a riflettere un po' di più sull'idea di felicità, una felicità anche affettiva, felicità nella famiglia, nel gruppo di persone con cui stiamo, con i bambini, gli adolescenti, le persone nostre. Dobbiamo esprimerci verbalmente e dare ciò che realmente vogliamo. È importante questo periodo per i talenti artistici, per le persone che magari fanno arte, perché questo è veramente un ottimo momento perché abbiamo i gemelli che avranno sia Mercurio che Venere, quindi ci sono delle vibrazioni molto alte anche per voi. Quindi sono tutti e due transiti nei gemelli che richiedono e attirano frequenze alte di amore per se stesso, per gli altri, ma anche per la felicità e l'essere sociale, va bene? Allora, la Luna questa settimana si apre nel segno dell'acquario, come vi ho già detto, quindi iniziamo proprio da voi, amici dell'acquario, visto che molto spesso siete sempre gli ultimi. Noi andremo a prendere tre carte e un oracolo del Tao per capire qual è la vostra energia di questa settimana. Quindi andiamo a vedere gli amici dell'acquario. Allora, apriamo le nostre carte, amici dell'acquario, andiamo a vedere qual è la vostra energia. Il sole, ma ci credo perché credo che qua è importante durante questo periodo valutare attentamente quelli che sono gli aspetti vostri personali. Sentirete un'energia diversa questa settimana, credo che sia un'energia forse anche vincente, che da troppo tempo vi siete portati un po' addosso. Avete fatto dei grandi sacrifici durante questi ultimi mesi e secondo me da questo periodo in poi potete finalmente riprendere o rivedere qualcosa di molto importante. Il 9 di bastoni è anche iniziare a prendere in considerazione questo duro lavoro che avete fatto. Se state aspettando, per esempio, una persona, un amore, questa potrebbe essere una bellissima settimana di chiarificazione con una persona, di parlare con una persona, di dirsi realmente ciò che si prova. La Regina di Coppa porta sentimenti, in queste carte è bellissimo perché c'è un delfino che gli porge la coppa, quindi i sentimenti, l'amore, cioè proprio sentirete questa necessità proprio anche di voler in qualche modo esprimere voi stessi nel migliore dei modi. Andiamo a vedere qual è il vostro oracolo di questa settimana. Qualsiasi siano gli ostacoli durante questa settimana da dover affrontare, non abbiate paura. Il problema è sempre che non bisogna mai abbassare, secondo me, la guardia durante questo periodo, essere sicuramente positivi e felici, ma questo 9 di bastone vi chiede proprio di iniziare anche forse a mettere dei paletti, scusate, era il 7 di bastone, non il 9, 7 mettere alcuni paletti anche su alcune situazioni che probabilmente potrebbero ricrearvi delle frustrazioni, quindi già evitare qualcosa del genere, portando proprio un po' di sentimento diverso, più forza, più razionalità su quelle che sono le vostre situazioni presenti. Va bene, amici dell'acquario? Andiamo a vedere gli amici dei pesci, come sarà questa settimana. Cavallo di coppa, 7 di coppa, anche per voi una settimana molto emotiva, devo dire. Il mondo, voi pesci dovete prepararvi perché sta per arrivare un momento molto importante della vostra vita. Saranno 3 mesi estremamente forti, soprattutto per chi ha il sole o l'ascendente nel segno dei pesci. Sentirà tantissimo questa influenza di Giove che entrerà nelle prossime settimane. Qua credo che ci siano delle idee un po' confuse su quelle che devono essere le posizioni da prendere, forse in un rapporto sentimentale, o qualcuno vi sta confondendo le idee, probabilmente.
probabile che qui ci possano essere delle notizie particolari che vi confondono, dei messaggi, delle parole, delle idee che possono portarvi un po' a non credere al 100% quello che realmente sta succedendo. Non vi preoccupate perché avrete un bellissimo fine settimana in cui riuscirete anche a risolvere magari alcune situazioni importanti. Ho la sensazione che moltissimi di voi sentono che un ciclo che sta per terminare nei migliori dei modi o in un modo brusco o come volete, ma questa chiusura per voi vi porterà l'inizio di qualcosa di nuovo, una sensazione di rinnovazione che avete. Ottima settimana anche per finalmente poter fare delle scelte lavorative, perché molti di voi si sentiranno confusi durante questa settimana. Credo che però c'è bisogno di prendere finalmente una decisione importante. Andiamo a vedere qual è il vostro oracolo. Il pellegrino è un po' come la carta dell'eremita, che parla di nuove avventure che stanno arrivando, dei movimenti che dovete affrontare nella vostra vita per poter finalmente intraprendere quel vostro cammino e avventurarsi. Quello che vi ho detto, qui si chiude qualcosa, avventurarsi verso qualcosa di nuovo che sta per arrivare. E credo che però abbiate bisogno un attimo di solitudine tra di voi stessi e pensare ampiamente a quali siano gli orizzonti più importanti per voi, amici dei pesci, va bene? Amici dell'Ariete, andiamo a vedere come sarà questa vostra settimana. Un 4 di spada, 4 di coppa. È la temperanza, forse qualche piccolo nervosismo, qualche piccolo momento di blocco che sentite. Queste sono delle carte interessanti perché sentite che c'è qualcosa che in realtà non si sta muovendo nella vostra vita e qualsiasi cosa possa succedere dovete cercare un po' lo stimolo di vita, no? È come se state perdendo un po' questo stimolo per andare avanti o per affrontare determinate situazioni. C'è un'opportunità qui nel 4 di spada, perché questo 4 di spada vi permetterà in qualche modo anche di avere una luce, una prospettiva diversa. Vedete, ci sono delle farfalle che si poggiano su questa statua ed è quello che in realtà inizia a prendere delle variabili diverse, delle opinioni diverse, delle situazioni diverse della vostra vita. Forse qui c'è bisogno di prendere una situazione o una scelta che secondo me in questo momento non avete voglia di farlo. Io vi dico, se non avete voglia di farlo, non lo fate, è vero, ma cercate di trovare le parole giuste che possano in qualche modo non ferire nessuno e soprattutto essere felice per voi stessi. Trovate l'equilibrio durante questa settimana, perché sarà importante anche equilibrarsi. Se ci sono questioni di amore, purtroppo qui sembra che la situazione sia quasi finita. Cercate però di non chiudere in maniera forte, in maniera così che non, insomma, tralasciando il tutto. Qui probabilmente potrebbe nascere un'amicizia o rimanere comunque con un rapporto equilibrato tra di voi, no? Vi consiglio sempre di iniziare ad attingere delle nuove fonti questa settimana, di iniziare a fare qualcosa di nuovo. Questo Mercurio in Gemelli farà proprio un sestile con voi, quindi vi aiuterà tantissimo a iniziare a pensare in maniera differente e diversa su determinate cose. Scusate. Vediamo un po' qual è la vostra carta, l'unione, un incontro con persone. Qua c'è una congregazione con persone nuove, una unificazione, una voglia di far pace con una persona. Forse anche una voglia di iniziare ad avere un rapporto diverso con le persone intorno a voi. O probabilmente queste sono persone che vi faranno probabilmente uscire da una situazione particolare. Se qui c'è un problema di lavoro, siete un po' stanchi. Forse c'è una situazione lavorativa o un momento che dovete prendervi una pausa. Forse è arrivato il momento di una pausa. Amici del Toro, Cavallo di Spada, la giustizia, andiamo a vedere un poco. Re di Bastoni, avete vinto questa settimana, eh? Qui state aspettando delle notizie importanti che vi arriveranno. Attenzione che queste notizie vi arriveranno o falsate o comunque piano piano, e quindi non capite realmente se quello che voi volete è la situazione giusta o meno. Potrebbe essere una questione giudiziaria riguardante separazioni, potrebbe essere una questione riguardante anche delle questioni ereditarie con famiglie o persone, soprattutto un maschio della vostra famiglia di un segno di fuoco, potrebbe essere molto influente questa settimana per voi.
per voi, però attenzione a queste comunicazioni perché non sono realmente molto chiare. È bene quindi a questo punto andare da qualcuno che ha delle competenze maggiori, attenzione agli impulsi perché sentirete avete questa voglia di combattere. Da una parte fate benissimo, quindi secondo me siete vincenti proprio su questo aspetto, però dall'altra parte mi raccomando, questo cavallo non è sempre detto che porta delle verità giuste, insomma va un po' all'avventura, però non è detto che poi arriva sempre a una conclusione esatta, quindi insomma capitelo, cucitela su di voi stessi. La giustizia in questo caso parla anche di equità, quindi potrebbe esserci una discussione forse di amore, dove bisogna trovare un punto in comune, dove bisogna trovare un punto, riconsiderare probabilmente un rapporto, parlare di qualcosa che in questo momento potrebbe essere in qualche modo un po' troppo difficile, sono state forse delle comunicazioni che non sono state semplici in questo momento, quindi cerca di trovare quell'equilibrio giusto per affrontare qualsiasi tipo di argomento che possa in qualche modo influenzarvi. I single qui potranno conoscere qualcuno, però mettete le cose in chiaro perché questa persona secondo me vuole qualcosa di fisico dalla vostra parte, quindi dovete dirgli subito le vostre intenzioni. Se volete, perché no, divertitevi. La coesione, anche qui un'unione, una cooperazione con qualcuno di molto importante, però questa è una carta che parla più di solidarietà. Quindi mi raccomando, questo è un momento dove c'è bisogno di fare un lavoro di squadra, non fate le cose da soli e dovete eleggere le persone giuste vicino a voi, quello sarà molto importante. Andiamo a vedere gli amici dei gemelli che avranno una bellissima settimana, il Papa, il Re di Spada e andiamo a vedere il 9 di bastoni. Qua avrete una voglia di iniziare ad essere forse un po' molto, o forse non un po', molto più presenti nella vostra vita. Questo quando succede? Quando vi siete lasciati andare un poco dal giudizio, da altre persone, qualcuno che in questo momento probabilmente vi stava ostacolando, avete sempre voluto dire la verità, dire sì, vabbè, ok, non importa, insomma, essere in qualche modo sempre molto amichevole, un po' sempre sulla difensiva, nel senso di dire vabbè, non assecondare, ecco, scusatemi, mi viene il termine, avete sempre un po' assecondato qualcuno. Bene, è arrivato il momento adesso di prendere un po' il vostro potere, di mettere un po' di paletti durante questa settimana, forse anche con un amore, ragazzi o ragazze. Dovete iniziare a dire, a difendervi un poco, a dire io sono fatto in questo modo, quindi è arrivato il momento probabilmente di mettere le cose in chiaro. Questo potrebbe essere una persona, un uomo del passato che può tornare. Anche qui mettetevi le vostre barriere, difendetevi, perché questa persona potrebbe ritornare con il solito discorso, le solite promesse, il solito dirvi delle cose, ma voi avete un intuito molto più alto questa volta. Sapete perfettamente che voi certi discorsi non ci cadrete più e che quello che vi è successo è stato probabilmente soltanto un brutto momento, un momento in cui vi siete un po' persi nella vita. Qui dovete mettere veramente le cose in chiaro ed essere molto più logici, fatevi guidare un po' più dalla logicità, perché avete tanta voglia di essere determinati. Bellissima carta, il gran potere, questa è una carta di grande forza caratteriale, quello che vi dicevo, finalmente troverete quella forza nel carattere di affrontare qualsiasi tipo di problema, anche lavorativo. Sul lavoro, aprite gli occhi perché qua c'è un momento in cui forse dovete probabilmente discutere con un superiore, ma voi sarete più intelligenti anche nel momento in cui dovete affrontare, perché qua c'è anche, questa è una carta che parla di autorità, quindi secondo me c'è la voglia anche in qualche modo di mettersi, forse magari se vi stanno sfruttando dovete dire qualcosa, ecco. Questa è una carta che parla di una grande influenza, una voglia anche di ottimismo e di forza dentro di voi stessi. Bellissima questa carta, tra l'altro rappresentata da un dragone, quindi meravigliosa. Andiamo a vedere gli amici del Cancro, come sarà questa vostra settimana. Amici del Cancro, 2 di bastoni, 4 di denaro, regina di bastoni, una carta.
Queste sono carte che secondo me vi stanno invitando ad una proiezione di vita diversa da quella che state facendo in questo momento. Qui ci sono orizzonti questa settimana che iniziano ad aprirsi, se qualcosa si sta sbloccando, ovvio, forse avete qualche piccolo limite riguardante le questioni economiche, ma secondo me questo è un momento in cui state iniziando a proiettarvi su qualcosa di nuovo, forse anche una ricerca più personale verso le questioni vostre fisiche, interne, intime, c'è più voglia di star bene con voi stessi. Avete adottato in quest'ultimo periodo un po' una barriera emotiva, non volete dimostrare proprio al 100% quello che siete o quello che volete vivere nella vostra vita. Forse ci sono dei progetti o delle situazioni che secondo me è meglio non dire a nessuno perché la gente porta sfiga. Dico sempre così, però è meglio magari non dire nulla, tenetevela per voi, soprattutto se avete un viaggio o uno spostamento o un lavoro nuovo che vi sta per arrivare. Se c'è un amore in questo caso, questo potrebbe essere un amore che non si trova in questo momento proprio dove siete voi, forse c'è qualche distanza e di conseguenza questa distanza delle volte vi sta dicendo un attimo di mettere dei limiti. Una grande settimana di passione, io ve lo sto dicendo perché questo Marte secondo me vi sta attivando un po' anche la passione. Cercate di conoscere qualcuno e di non chiudervi così tanto, cercate di essere un po' più aperti perché secondo me questo potrebbe essere una settimana in cui potete conoscere qualcuno. Belle le prospettive lavorative, belle anche le prospettive per qualcuno che vuole iniziare a guardare sé stesso prima degli altri. Quindi pensate a voi stessi, ma mi raccomando, non dite nulla, proteggetevi un poco su questi sentimenti, va bene? L'influsso, questa è una carta interessante, una carta che parla proprio di una mutazione che sta per arrivare attraverso dentro di voi stessi e la genuinità, ma soprattutto il magnetismo naturale che si ha nelle persone, c'è qualcosa di magnetico che in realtà sta per avvenire. E qua c'è, vedete, qua c'è un mondo come qui, quindi c'è qualcosa che siete un po' attratti a fare qualcosa, ad allontanarvi, ad andare via da una situazione, perché siete più stimolati in questo momento. Lo stimolo sarà proprio caratterizzato da questa regina di bastoni che è determinata, forte e anche molto influente. Quindi credo che sia arrivato il momento giusto, probabilmente anche per prendere una bella decisione per voi stessi. Amici dei Leoni, andiamo a vedere come sarà per voi l'8 di spada, il 6 di spada. È una settimana particolare per i Leoni, e il 6 di bastoni. Allora, che dire, insomma, voi avete avuto insomma un periodo abbastanza difficile, nel senso tutto sta andando bene perché secondo me siete delle persone che vi date sempre una grandissima forza. Questa però è una settimana in cui secondo me una situazione che vi sta bloccando dovete abbandonarla. A malincuore, non lo so, state frequentando un ragazzo o una ragazza che in qualche modo vi sta limitando o state capendo degli atteggiamenti di questa persona che non sono proprio al 100%. Ci sono persone che magari dicono: no, io ho già capito chi è questa persona, però siete un po', ecco, state entrando in qualcosa che potrebbe essere un po' tossico, quindi questa situazione, questo pensiero dovete allontanarlo. Credo che siano più le persone intorno a voi che vi stanno influenzando negativamente che voi stessi, perché voi, nonostante la difficoltà, voi avete una grande forza, avete una grande voglia, grandi stimoli per andare avanti nella vita. Il problema sono le persone intorno a voi che vi stanno facendo prendere una decisione forte. Allora, se questa decisione sono influenzate anche da voi stessi, perché anche voi lo volete veramente, allora fatelo ovviamente, perché questo comunque è un esito. Ma se non volete farlo, sì, a malincuore probabilmente dovete accettare, ecco qui, un compromesso, però fate un po' attenzione a questo vostro modo di reagire, perché ho la sensazione che qui sia una situazione forte, una situazione che secondo me potrebbe non farvi piacere tantissimo. Potrebbero ritornarvi alla mente anche situazioni del passato, forse quelle che sono, guardando un po' il cielo, potrebbe rivedersi un po', ripensare forse a un dolore che avete vissuto, a una situazione che avete vissuto nel 2019, a gennaio, intorno a gennaio, pensate a quel periodo lì e dite: quel dolore lì forse ancora è rimasto, c'è una piccola spina che dovete ancora togliere di questo dolore. Lavorateci bene perché questo è arrivato, secondo me è arrivato anche il momento di iniziarlo seriamente a prendere in considerazione. Guarda, l'otto di spada è proprio questa carta qui, nei nostri oracoli, che lo stancamento in italiano è il blocco, ecco, qualcosa che è stancato, che è bloccato, no? E vedete queste due persone congelate completamente.
Ed è, secondo me, si è arrivato a un punto morto dove ormai non c'è più possibilità di avanzare. Io non ve lo sto dicendo negativamente, ma secondo me queste carte vi possono invitare a dire che forse dovete prenderla quella decisione o dovete allontanare forse qualcuno dalla vostra vita. Questa situazione purtroppo vi sta portando un po' di instabilità, di insensibilità, quindi dovete valutarla attentamente, qualsiasi sia, lavoro, amore, insomma, ognuno sa che c'è una situazione del genere, ovviamente qui leggiamo le energie generali. Amici della Vergine, il 7 di spada, 10 di bastoni e il 6 di denaro, carte particolari perché qui, amici della Vergine, dovete iniziare a fare un lavoro personale molto importante, prendete e portate via, nel senso, oppure imparate un'arte e fate, prendete l'arte e fate la vostra, ecco, mettetela da parte, no? È come per dire, qui dovete avventurarvi su qualcosa di forte, di interessante, e che però sarà vostra, personale, che secondo me non, molte persone vicino a voi forse neanche la condividono al 100%, ma secondo me potrebbe essere veramente un ottimo momento per iniziare a pensare seriamente a quelle che sono le vostre opportunità. C'è una persona che forse in questo momento nell'amore non è proprio quella che vi stimola tantissimo, che vi sta affaticando, che è un po' appesantito, vi sta appesantendo di questa situazione, cercate di iniziare a fare un passo oltre, perché questa situazione sta diventando un po' pesante e qua dovete trovare un compromesso, ve lo devo proprio dire, perché il 6 di denaro è quello, il dare e ricevere. Non è detto sempre che quello che diamo sia quello che le persone vogliono, forse le volte stiamo dando in maniera impulsiva o poco, o un po' anaffettiva, però per te è quello il modo di dare, no? Ecco, iniziamo a mettere un po' tutto sulla bilancia. Vedete, questo personaggio porta una bilancia in mano e dice: cerchiamo di capire qual è il nostro mondo reale, quello che stiamo dando, perché qui c'è un piccolo affaticamento, ecco, a livello relazionale. Forse dovete essere un po' più presenti, probabilmente. La persona vicino a voi vi sta chiedendo un po' più di presenza, no? E sulle questioni invece proprio a livello energetico, la sensazione è che molti di voi vogliono prendere qualcosa e andare via, però non sarà così facile. Dovete un po' faticare ancora, forse anche sul lavoro avete quella sensazione che qualcosa vi è dovuto, non è proprio così, cioè dovete ancora un attimo aspettare perché non è vero che vi è dovuto, quindi dovete aggiustare piccoli tasselli ancora sulle questioni. Sull'amore, se siete single, per esempio, in questo momento state facendo un po' di fatica, i single vergine, devo dire la sincera verità. Non, avete quella sensazione che forse non c'è nulla che in realtà vi sta stimolando nella vostra vita. In realtà non è così. In realtà forse siete state vittime di persone un po' che hanno abusato di voi o che non sono state chiare con voi. Allora dovete ritrovare un attimo quell'equilibrio dentro di voi stessi. Credo che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, forse lo sentirete meglio questo slancio. Però purtroppo è un po', insomma, questo è il momento. Vedete, l'instabilità, questa è una carta interessante, una persona che sta camminando su un filo e siete un po' voi quello che secondo me state vivendo in questo momento. Forse anche un po' colpa alcune persone di immaturità, non si rendono conto che forse c'è bisogno di essere un po' più presenti su alcune situazioni o di ignoranza, nel senso che ignorano la situazione, che non stanno capendo quello che sta succedendo. E non fatevi prendere nessun tipo di impazienza, siate molto più pazienti in questo momento perché questo potrebbe portarvi questa settimana un piccolo disequilibrio, ecco, tra voi stessi, no? Andiamo a vedere gli amici della bilancia, andiamo a vedere un po', 3 di bastoni, andate avanti, asso di bastoni, guardatevi il 2 di spada. Qui c'è una scelta molto importante da dover fare, continuo o meno con una persona, continuo o no a sentire questa persona, ad andare avanti in questa situazione. Il vostro impulso vi sta chiamando a proseguire per quella strada, anche se devo dire che a un certo punto vi troverete ad un bivio che vi state mettendo voi. Le energie sono cambiate, questa settimana sarà veramente una bella energia per voi. E non trovatevi poi a dover fare delle scelte sbagliate, o meglio, non trovatevi in questo bivio, cercate di evitarlo il bivio, ecco, no? Cioè, sapete già che secondo me inconsciamente dovete fare una scelta, dovete continuare per quella situazione o forse non ne vale la pena. Quindi
sapete un po' come muovervi, no? Soprattutto nell'amore, perché queste sono carte molto passionali. Qui potrebbe esserci o un colpo di fulmine o un incontro con una persona che magari per tanto tempo non vi siete visti. E potrebbe essere una persona che magari è un po' lontana o comunque si è allontanato per un po' di tempo. Quindi nel giro di questa settimana o nei prossimi giorni, credo che secondo me avrete l'opportunità finalmente di chiarire su qualcosa. Questo incontro però non sarà un incontro chiarificatore, sarà un incontro passionale. Sì, è vero che quello, insomma, solitamente andare a letto trova le risposte per tutto, insomma, troviamo sempre risposte a tutto, però è vero che poi vi troverete davanti a una scelta molto difficile, che secondo me poi dovete fare assolutamente. Sul lavoro è importante prendere delle decisioni importanti, attenzione all'impulsività. Se qualcuno sta aspettando un trasferimento o comunque sta facendo dei progetti per poter partire, questa è una settimana interessantissima dove secondo me vi illuminerà, ci sarà un'idea molto importante dentro di voi stessi. Allora, andiamo a vedere quale sarà la vostra carta dell'oracolo. L'oracolo è la diminuzione sarebbe questa, la contraddizione, questa, ecco, perciò vi dico, fate un po' attenzione perché il vostro cuore, o meglio, il vostro istinto vuole vivere questa relazione, poi per un certo punto sapete che non sarà poi così al 100%. E qui dovete fare un piccolo sacrificio, dovrete essere meno ingenui e ricordatevi che meno parole saranno più importanti rispetto alle tante parole, tante chiacchiere, tanti messaggi. Evitatelo perché dovete tagliare qualcosa, diminuirvi un po', è un po' minimalista questa carta. Il meno è più, ricordatevi queste parole. Andiamo a vedere gli amici adesso dello Scorpione. L'estate, voi che avete vissuto una bellissima luna piena. L'imperatrice, andiamo a vedere un poco il 2 di coppa, andiamo a vedere qual è la terza carta, l'asso di denaro. Mamma mia, ragazzi, queste sono carte meravigliose. Cioè, cosa devo dirvi? L'imperatrice, voi già sapete che rappresenta voi che siete uomini o donne, ma un amore per voi stesso, una voglia, anche se questo comunque è un innamoramento, questo è proprio un incontro d'amore, un innamoramento, una voglia di creare qualcosa nella vostra vita, un chiarimento finalmente con una persona che dovevate chiarire. Questo è bello, l'imperatrice in questo caso vi sta invitando anche questa settimana ad avere molto molto amore per voi stessi, perché secondo me quello che colpisce di più di uno scorpione quando sta bene è che ama se stesso più di ogni altra cosa e non è un discorso egoistico, è proprio quello che secondo me bisogna fare e bisogna vivere nella vita, no? E questo è un incontro importante e finalmente l'amore che per moltissimi di voi fino a questo momento non era stato vissuto o valutato. È un amore importante, la persona che secondo me fa parte della vostra vita più di ogni altra cosa ed sono carte interessanti, carte che secondo me devono essere considerate apertamente. Qui c'è anche un incontro, anche lavorativo. Anche per le questioni lavorative, questo è un momento molto importante per voi Scorpione, perché qui potrebbe finalmente sbloccarsi una situazione importante, un contratto, qualcosa di importante che può vivere per voi. Allora, un aspetto importante del vostro oracolo è la famiglia. È una carta che parla di una situazione di persone simili a voi, sono delle vite che in realtà sono le persone che secondo me vicino a voi sono le più influenti in questo momento, relazioni molto intime e questo vi permetterà quindi di vedere proprio la vostra parte più umana in questo momento. Amici del Sagittario, andiamo a vedere voi invece come sarà questa settimana, la ruota della fortuna, il giudizio, andiamo a vedere, e la luna. Allora, qui dovete scegliere un po', qui avrete una novità particolare, dovete capire in realtà se fare una scelta o meno. Questa scelta o questa novità potrebbe portarvi una novità, una notizia, una persona che in qualche modo vuole forse parlare, discutere con voi, potreste sentirvi che non siete molto propensi per questa novità. In realtà qui c'è un cambio che deve essere fatto. Ricordo che quando esce il giudizio, molto spesso questo cambio è per darvi anche l'opportunità, la possibilità
di riprendere un po' in considerazione alcuni aspetti della vostra vita che probabilmente non avevate valutato attentamente. È arrivato forse il momento adatto, giusto, per ricucire qualcosa che in qualche modo era stata un po' tralasciata, no? La Luna purtroppo però vi farà sentire sempre un po' incerti, indecisi sulle cose che volete fare. C'è questa piccola paura, se la faccio probabilmente potrebbe succedere questo, è normale, però fate qualsiasi tipo di movimento, di cambiamento che vi permetterà di avanzare nella vostra vita, perché questo sarà il momento ideale, giusto. Forse con questi pianeti in opposizione vi stanno mettendo un po' in gioco, vi dicono è il momento di prendere un po' una rivincita su quello che è il vostro modo di essere. Forse eravate un po', siete stati un po' così apatici nell'ultimo periodo e quindi c'è bisogno di rimettervi in gioco. Vi ricordo che questo mese sarà importante perché voi a fine mese avrete un'eclisse lunare con una super luna rossa ed è di sangue, viene chiamata, quindi sarà molto importante per voi già da queste settimane mettervi un po' in gioco su alcuni aspetti, alcuni cambi che dovete affrontare nella vostra vita. Il messaggio che stavate aspettando questa settimana arriverà, nonostante non sarete proprio 100% decisi, o forse sentite che dietro c'è potrebbe essere una piccola fregatura. Valutatela attentamente, perché in realtà forse potrebbe essere delle vostre questioni mentali, probabilmente, no? Allora, questo è il momento probabilmente di eliminare qualcosa di vecchio dalla vostra vita che ormai vi stava, questi sono dei massi, no? Come potete vedere, questa è una carta che parla di morte, di rinascita, di rimettervi nuovamente in gioco, di transitare da un vostro modo di essere a un altro. Rimettetevi in gioco, amici del Sagittario, è arrivato il momento di allontanarvi da questo deterioramento che avete vissuto ultimamente. Questa è la carta del collasso, quindi non fate in modo che le cose poi si appesantiscano durante questo periodo. Quindi mi raccomando, c'è bisogno di determinazione per andare avanti, questo sarà importante. Ultimo segno, andiamo a vedere gli amici del Capricorno, 10 di coppa, quindi la famiglia, il 5 di denaro e il 5 di spada. Attenzione alle questioni economiche, qui qualcuno probabilmente vi sta ingannando. Attenzione alle truffe, alle persone che vi vogliono fregare su questioni di soldi, o questioni magari di proprietà. Forse ci sono delle situazioni che forse in famiglia dovete risolvere qualcosa riguardante proprio ciò. Attenzione a non mettervi magari in chiacchiere o in posizioni che possono sembrare in questo momento un po' appesantite e difficile. Proteggete la vostra famiglia, i vostri cari, perché questo è il momento magari di non prendere delle grandissime decisioni. Qualcuno in realtà dietro le spalle probabilmente sta tramando su di voi, voi sarete pronti a capire qual è la situazione da prendere. Qua forse è meglio abbandonare un progetto, una situazione che forse non vi appartiene più, perché c'è troppo casino, ci sono troppe persone, troppe parole, c'è una situazione malsana che secondo me a voi non piace. Quindi è arrivato il momento magari di prendervi in serio o riconsiderare in serio questa. Vedete, mettetevi in riparo su qualcosa, perché qua c'è una situazione pesante che potrebbe arrivare, una novità che in realtà non vi piacerà moltissimo. Se avete una sensazione, un sentimento che non vi fa star bene in questo periodo, valutatelo attentamente. Forse arriva anche da chiacchiere o da situazioni che non sono molto chiare. Attenzione qua ai nemici nascosti che ci sono durante questa settimana. La carta per voi è la risoluzione, scusatemi. Quindi essere molto più determinati, integrare di più voi stessi col vostro carattere ed esaminare di più quello che siete. Abbiate del tempo per voi stessi, mi raccomando. Allora, come al solito, io vi ringrazio a tutti per essere qua. Grazie, come al solito, lasciate il vostro like, il vostro commento. Questo video farà parte dei consulti gratuiti che io lascerò come al solito. Noi ci sentiamo la prossima settimana o comunque in vari appuntamenti settimanali. Grazie, un abbraccio alle mie moderatrici che sono qui in Premiere. Alla prossima, ciao.